Daniele Petrucci l'ha lasciato e ora il titolo italiano dei pesi welter è vacante. Cerca un nuovo padrone, un pugile che sappia meritarselo, un guerriero, e i candidati hanno i requisiti per conquistarlo: Leonard Bundu e Luciano Abis. Un cordiale saluto da Tommaso Mecarozzi. Gentili telespettatori, le immagini che vedete vi giungono da Milano, Pala Lido, una delle ad uscire imbattuto, e vi garantisco che non è facile. E qui si comincia la prima ripresa. Vi ricordo la distanza temporale per questo match è di 10 riprese. 10 riprese si saranno disputate tutte quante, saranno intense da seguire, anche perché adesso con Nino Benvenuti andremo a fare il punto della situazione dal punto di vista tecnico per quello che concerne questi due pugili. Bundu, brevi lineo, ritmo e pressing da far paura, invece pugno pesante per Luciano Bazooka Abis, che preferisce la lunga distanza. Intanto la serie di Bundu, poi il colpo sferrato da Abis e sulle ginocchia subito Leonard Bundu. Sì, non è che sia stato un colpo che l'ha messo sulle ginocchia per la potenza, ma lo ha sbilanciato un po'. Lo vedremo poi nel replay che ci farà vedere Umberto Orti, ma è un match iniziato immediatamente a sprombattuto con Bundu che attacca, cerca la corta distanza, e Luciano Abis più alto dell'avversario e braccia più lunghe cerca di mantenerlo lontano da sé. Beh, certo che Bundu ha cercato arriva. Subito il ritmo, e qui è arrivato con il destro, va giù Abis. Attenzione, sì. Il colpo, il destro di Bundu, e qui c'è il conteggio. E subito dopo che aveva sferrato un bellissimo destro Abis, ma Bundu non l'ha sentito e si è rifatto immediatamente. C'era stato il destro di Abis, poi subito ha replicato Leonard Bundu con il suo destro e è andato giù. Prima ripresa ricca di emozioni, di solito Benvenuti, diciamo che nelle prime fasi di ogni match si cerca di studiare l'avversario, qui sono partiti subito molto molto forti. Assolutamente, questi due pugili proprio non pensano di mediare, di vedere cosa vuol fare l'avversario. Pensano a quello che vogliono fare loro, cercare l'avversario a tutti i costi e dare il meglio. Cercano la corta distanza, cercano soprattutto Bundu di finire il combattimento prima possibile. Ancora Bundu prova a toccare con il destro, poi con il sinistro cerca di entrare nella guardia di Abis. L'arbitro interviene per separare i due pugili. Ancora un colpo di Abis al quale ha replicato Bundu. Mamma mia, bisogna dire che Abis ha il pugno pesante, ma pur essendo arrivati due colpi precisi, Bundu non ha accusato assolutamente la potenza dei colpi di Abis. Adesso l'arbitro separa nuovamente i due pugili, il gong finisce la prima ripresa. E beh, che ripresa! Adesso cercheremo di andare ad ascoltare l'angolo di Abis, se è possibile, magari per cercare di capire quali saranno i consigli. Lo devi tenere su. Infine, grande ripresa. Incrocia però, Lucia. Quando si butta lo devi incrociare, facendo la tua testa. No, dando spazio a lui. Mi hai capito? Mi hai capito? Ci siamo? Tieni espira, sulle mani. Espira bene. Come si butta? Cioè, da qui in testa. Devi contrarre, tieni su quella testa. Bello l'acqua. L'acqua da voi. Non stai nelle scale. Adesso acqua per Luciano Abis. Abbiamo avuto modo di rivedere.